Abbiamo chiuso l'accordo politico sulla nuova PAC, una riforma storica. Da più di 30 anni non c'era una riforma così strutturata della politica agricola comune. Elemento qualificante è la condizionalità sociale, più diritti per i lavoratori senza incidere sulla burocrazia per le imprese agricole. Tanti elementi che tengono dentro sia la questione ambientale, quindi il tema dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente, ovviamente la dimensione economica, il sostegno economico alle aziende, ma ovviamente la condizionalità sociale come elemento qualificante. Un accordo che soddisfa molte delle richieste che avevamo fatto al tavolo europeo e adesso starà agli Stati membri creare dei piani strategici nazionali che siano coerenti con le finalità della PAC e che tengano dentro le esigenze di tutti gli agricoltori italiani.